Volendo realizzare dei pezzi speciali per la nostra moto, la vetroresina è sicuramente un materiale che si presta bene per essere lavorato. In questo video daremo alcuni consigli per iniziare a cimentarsi con la fibra di vetro. Innanzitutto è bene munirsi di guanti in gomma e mascherina. Inoltre consigliamo di utilizzare la resina in locali areati. Il primo special part semplice che proponiamo è una modifica al parafango posteriore. In questo caso utilizzeremo il parafango originale che verrà tagliato nella parte finale e con un pezzo di lamiera creeremo un supporto per lo stucco poliestere. Una volta levigato bene lo stucco, si dovrà applicare della cera apposita che permetterà al modello di staccarsi dallo stampo. In teoria bisognerebbe verniciare il modello con vernice bicomponente apposita tipo gel coat, ma come primo approccio alla vetroresina sarà sufficiente la cera. Una volta che la cera è ben asciutta si dovrà passare un panno per rendere la superficie lucida. A questo punto il modello è pronto per essere resinato ed ottenere lo stampo che ci servirà per fare una o più stampate. Consigliamo di utilizzare della fibra di vetro abbastanza sottile che verrà impregnata di resina bicomponente utilizzando il pennello come tampone. Saranno sufficienti 4-5 strati di fibra di vetro per garantire una buona tenuta. Dopo circa 24 ore la resina sarà catalizzata bene e si potrà togliere il modello dallo stampo dopo aver rifilato gli eccessi di fibra sui bordi. Lo stampo è pronto per essere incerato e lucidato per poi passare alla resinatura con 2 o 3 strati di fibra di vetro. Le modalità di estrazione della stampata sono le stesse, ma in questo caso, essendo la stampata il pezzo finale, bisognerà fare attenzione a non danneggiarla forzando troppo su un punto solo. Il nuovo parafango è quasi finito. Si dovrà ultimare con una levigatura con carta fine ed una verniciatura. Il principio di base dello stampaggio in vetroresina potrà essere utilizzato per svariati componenti, come serbatoio, cassafiltro ed altro.